Sottili, giustamente, forse anche si deve dire finalmente, gli è stato dato questo riconoscimento. È sparito tutto. È scattata dunque l'ovazione per Stefano Sottili, possiamo dire forse finalmente ha avuto anche questo merito pubblico con questo coro che l'ha invitato. Lui sempre però molto schivo, come avete visto si è avvicinato un po', ha salutato, era rimasto in disparte anche quando la squadra era andata proprio sotto il settore dove erano i tifosi dell'Arezzo, e anche questo probabilmente contribuisce anche a renderlo ancora più amato, e è sicuramente tra i principali artefici di questo Arezzo. Si è creata questa, potremmo definirla quasi un'alchimia dovuta al suo lavoro, dovuta al modo in cui è stata puntellata la squadra, a questo Arezzo che ha costruito uno spirito di gruppo che sta facendo la differenza, e anche al bel calcio, perché ieri il primo gol è stato un qualcosa probabilmente davvero molto bello, una serie di scambi tra Corradi e Berzotti, con Berzotti che poi ha fatto l'assist per Moscardelli, e poi quei due là davanti che insomma sono andati entrambi in doppia cifra. Ne parliamo questa sera. Intanto in rappresentanza dell'Arezzo c'è Stefano Brandinidini, che ritrovo con piacere. Grazie Stefano, e ciao a Matteo Mazzotti, ben ritrovato. Allora, Stefano, i numeri insomma, certificano quella che è la sensazione del momento, cioè che l'Arezzo è la squadra diciamo, più in forma e forse al momento, non voglio dire la più forte, ma insomma certamente è la squadra che adesso è più difficile da battere, anche perché trovare squadre che hanno fatto 5 vittorie su 5 nel giro di ritorno, no? Bisogna andare a scartabellare diverse statistiche. Direi di sì, però vorrei ripartire dall'inizio della trasmissione, dalla cosa che tu hai fatto notare, che a me personalmente ha fatto molto piacere. Sai, quando sei di qua dalla barricata, magari sai tante cose, vedi il lavoro quotidiano, e quindi questo applauso, che tra l'altro è stato spontaneo, perché ovviamente nessuno l'ha cercato, ma è venuto da sé spontaneamente, come hai fatto notare te, il mister è una persona estremamente riservata e schiva. È stato il coronamento, insomma, di una giornata che oserei definire perfetta. Posso però dirti, insomma, che al mister sicuramente ha fatto moltissimo piacere, perché il fatto che sia un uomo riservato, un uomo che guarda, cura molto il suo lavoro, non vuol dire che, insomma, poi lui non abbia il sentimento, e quindi questa cosa ha fatto piacere a lui, ma ha fatto piacere tantissimo anche a noi. Ovviamente io da retino so che noi siamo un popolo un po' particolare, però poi quando decidiamo di tributare la fiducia a qualcuno gliela diamo, insomma. Quindi ben venga che sia arrivata dopo un po' di tempo, legata a un momento di conoscersi tra tifoseria, tra addetti ai lavori, tra mister. Ora è arrivata ed è importante, perché insomma noi abbiamo, vorrei rimarcare, una tifoseria specialmente fuori casa ad altri livelli. Sicuramente se facciamo i paragoni tra quanti siamo in casa e fuori, magari i conti sembra che non tornino, ma fuori casa, che poi è importantissimo, siamo veramente una grandissima tifoseria. Quindi sono molto soddisfatto. L'Arezzo, che dire, l'Arezzo ora come ora è una squadra che è in grande salute, ma è soprattutto in salute a livello mentale. C'è una squadra che sta scendendo in campo da qualche domenica con la consapevolezza, cioè una creatura nuova che si è finalmente plasmata, che il mister è riuscito a plasmare, e i giocatori entrano in campo con delle sicurezze tecniche, tattiche, ma soprattutto mentali, che in questo momento stanno facendo la differenza. Ieri era una partita difficilissima, perché venivi da due gare importanti dove le motivazioni venivano da sé. Hai giocato in una situazione particolare, in un campo sintetico, con un pubblico che praticamente hanno fatto, credo, un record di incassi, perché c'eravamo solo che noi. Quindi era anche difficile. Invece ho visto una squadra che è entrata in campo con la stessa determinazione, la stessa ferocia, che aveva nelle partite precedenti. Questo è un grandissimo segnale, perché in questo momento la cosa più importante, più difficile per il mister, sarà quella di mantenere alta la concentrazione, perché non è precluso niente, è bello sognare, ma è bello essere anche ancorati alla realtà, insomma. Quindi, come ha detto giustamente Stefano a fine gara, in questo momento è molto meglio guardarsi dalla terza, che è solo un punto, piuttosto che guardare la prima. Cioè non vuol dire che non ci poniamo obiettivi, però bisogna non stilare tabelle, ma andare avanti con questa serenità. Serenità. Matteo, comunque lo dicevamo anche la scorsa settimana, ai primi di dicembre,
sembrava quasi impossibile anche poter pensare a un secondo posto, no? Tanto che ci si interrogava sul mercato, no? Sarà meglio pensare sicuramente ai playoff, ma comunque già a programmare anche per un'eventuale altra stagione in Lega Pro, magari con i giovani, piuttosto che magari fare qualche azzardo e tentare di fare, ecco, lo squadrone per cercare questa rimonta. Una rimonta che poi è arrivata quasi senza accorgersene, no? Perché poi è bastato mettere in fila questi risultati e l'Arezzo si trova secondo. Sì, poi tra l'altro a livello statistico, se andiamo a vedere dalla Serie A alla Lega Pro, giusto per fare un viaggio, oggi mi sono messo a guardare un attimo, l'Arezzo è la squadra dalla Serie A alla Lega Pro che ha fatto e ha il miglior rendimento in assoluto, quindi se diciamo che al momento è la migliore in Italia per quanto riguarda il rendimento, su quello non ci piove, perché ha fatto 5 su 5, è chiaro poi in alcuni campionati hanno fatto solo 3 giornate, in altri 4, però al momento c'è questo dato che riguarda l'Arezzo. Sicuramente sì, sicuramente ha influito anche il mercato, insomma il fatto di aver trovato due giocatori che si sono inseriti subito bene e soprattutto due giocatori che a mio avviso sono stati anche agevolati nell'inserimento col fatto che comunque conoscevano già il mister, conoscevano già quello che era il suo metodo di lavoro, fermo restando che l'Arezzo comunque, l'avevamo detto, no? Aveva bisogno comunque di quella quantità in mezzo al campo, che magari aveva qualità e mancava un po' di quantità. Riguardo alle tabelle, io ho sempre sostenuto che, ma non perché non credevo nella rimonta, secondo me a livello matematico finché c'è speranza è giusto che uno culli il sogno. Come ho sempre detto, secondo me non conviene fare calcoli, ma non sulla terza e nemmeno sulla prima, conviene guardare, secondo me, al momento che sono finiti gli scontri diretti con Livorno e Cremonese e vedere quello che dice la classifica. È chiaro che se a quel punto ti puoi permettere di sognare in grande, sogni in grande, se ti puoi permettere di cullare un secondo posto, meglio ancora. Se dovesse essere un'altra cosa ancora, puoi già iniziare a lavorare in ottica playoff, quindi ancora diciamo che fino a che l'Arezzo non arriva al Livorno è vietato fare qualsiasi tipo di calcolo in questo senso. Stefano, abbiamo spesso parlato della trasferta di Como come l'inizio di questo nuovo corso, anche perché poi sono arrivati questi acquisti da una parte che permettono all'Arezzo anche di giocare, non è solo un discorso di moduli, però con questo modulo sembra che l'Arezzo ne esca veramente galvanizzata per le proprie abilità, anche per le proprie caratteristiche. Tra l'altro due giocatori, Cenetti e Barison, che hanno avuto il merito di inserirsi immediatamente, sembra che giochino con l'Arezzo da, diciamo, da sempre. Assolutamente sì, però per paradosso ti dico che l'inizio di questo percorso è venuto non da Como ma da Olbia. Da Olbia. Perché Olbia probabilmente l'Arezzo in una partita strana ma comunque giocata non bene, perché al di là che poi tu hai dominato i primi 10 minuti che potevi fare 2 reti, hai regalato le 2 reti, però insomma voglio dire l'Arezzo di questo momento probabilmente anche se regala una rete per un'autorete probabilmente riesce a farne 2. In quel momento, ecco, lì si è visto, secondo me, la vera qualità morale del gruppo e la bravura del mister e di tutto lo staff tecnico. Perché in quel momento era facile poter sfaldare tutto questo progetto e invece il progetto gli è diventato forte. La squadra si è ritrovata, la squadra si è scossa e Como è stata poi la partenza definitiva. Una partita difficilissima, perché insomma poi il Como è una squadra tutto corsara fuori, ma anche in casa non è facile da affrontare. Invece a Como noi abbiamo fatto la prima grande prestazione, sono rimaste le scorie del vecchio, diciamolo così, del vecchio Arezzo, perché abbiamo preso 2 gol probabilmente evitabili, però insomma abbiamo dominato la partita. E da lì poi è stato un susseguirsi. Sicuramente i 2 acquisti parlano i risultati, perché poi nel calcio come nella vita contano i fatti dicono che questi 2 giocatori da quando sono inseriti qui sembra che siano qui da inizio del campionato, dalla preparazione. Tra l'altro oltretutto la sintonia che c'è tra Solini e Barison è una sintonia importante. Vorrei però un'altra volta enfatizzare il mercato dell'Arezzo, un mercato fatto con grande capacità da Roberto e con grande determinazione. I giocatori, ha aperto il mercato, visto i presi, Cenetti e Barison erano già dell'Arezzo, erano 2 giocatori in cima alla lista dei desideri del mister e 2 giocatori tra l'altro ambitissimi, perché Barison è stato strappato anche all'Alessandria, voglio dire, a conferma che è un giocatore di grandissima prospettiva. Non dimentichiamoci poi l'acquisto di Ferrario ad andare a completare un reparto difensivo, un giocatore che dà centimetri, dà esperienza e vi posso garantire anche una persona molto seria, un professionista preparato. Insomma, ieri
la panchina dell'Arezzo era una panchina importante, voglio dire, una panchina che aveva Arcidiacono, una panchina che aveva Ianga, una panchina che aveva De Feudis, una panchina che aveva Ferrario, anche se non ancora al 100%, una panchina che aveva Grossi, cioè giocatori che giocherebbero in qualunque squadra di altissimo profilo in Lega Pro. Quindi un grande applauso al lavoro di Roberto, che ha dimostrato grandi capacità, e secondo me ora è il momento comunque anche di tributare i giusti meriti anche al Presidente, perché se parliamo di presente, direi che il Presidente ha mantenuto gli impegni presi in primis con noi all'interno della società, perché ovviamente c'era un professionista come Roberto che è venuto ad Arezzo a giocarsi un ruolo importante, che lo proietta ora secondo me prepotentemente tra gli direttori sportivi emergenti in Italia, ma ci sono anche due retini come me, come Andrea, che sicuramente non volevano fare figuracce. Attenzione, fare figuracce vuol dire non promettere quello che non si può dare, perché poi se il Presidente legittimamente avesse detto io in questo momento quello che posso fare è garantire una salvezza all'Arezzo, qualcuno si poteva anche storgere il naso, ma poi via le Gramsci sanno dov'è la sede, basta venire con i soldi e uno poi faceva. Invece il Presidente ha sposato questo progetto, ha portato avanti le cose, quindi insomma credo che in questo momento sia giusto anche riconoscere come legittimamente, sempre chi l'ha fatto nei toni e nei modi giusti, ha avuto le critiche nel passato per certi errori, oggi questo Presidente credo che gli vada riconosciuto grandissimi meriti, ma non solo per la frase fatta che comunque in realtà che non ci sono poi alternative in città eccetera eccetera, perché è veramente un Presidente che si sta entusiasmando, un Presidente che è contento. Ieri non è potuto venire a Pontedera, ma credo che ci abbia riempito di messaggi, SMS, WhatsApp, quindi era felicissimo. E quindi insomma è giusto che anche lui si appassioni e si entusiasmi a questo progetto. Un uomo che poi comunque sia ha dato fiducia, fino ad ora ripagata, a un tessuto che, a parte, ripeto, il direttore sportivo che è un professionista, è fatto esclusivamente da persone di Arezzo. Insomma. Ecco, proprio abbiamo parlato del Sottili riservato e schivo, Ferretti però non ha preso, ora che potrebbe farlo, no? Anche la vetrina e la ribalta, anzi si tiene... diciamo c'è un dialogo diciamo su Facebook con molti tifosi, diciamo è quella un po' l'area dove dialoga, scambia opinioni con i tifosi, però ho notato che appunto si tiene in disparte e manda avanti sempre quelli che poi operativamente, no, hanno costruito la squadra. Sì, questo è vero, ma innanzitutto Stefano è l'allenatore, quindi ovviamente è lì, è in panchina, quindi è chiaro che è presente e ha un ruolo completamente diverso. Il Presidente, come ogni persona, ha i suoi tempi, no? Nel senso, il Presidente comunque sia ha una sua valutazione globale, oggi è una persona molto molto contenta, molto soddisfatta perché ha visto che in questo progetto di costruzione dell'Arezzo insomma c'è stato anche un riavvicinamento di comunque tanti imprenditori a livello per ora di sponsorizzazione, ma è importante. Io vorrei, secondo me, delle nostre più grosse vittorie aver visto insomma ieri il main sponsor che rappresenta Pontedera. L'ingegner Butali ieri era una persona che era ho visto una felicità nei suoi occhi che sprizzava da ogni poro, insomma sono cose belle, perché poi alla fine comunque sia c'è bisogno anche che la città retina si stringa attorno a questa società, si stringa attorno a questo Presidente, perché far vedere che comunque Arezzo si sta risvegliando e dà nei modi e nei termini che vuole dei contributi, fa sentire un Presidente comunque che non è aretino, meno solo, e lo incoraggia ancora di più a partecipare e ad accrescere un progetto che è importante. Poi verrà anche il suo momento, anche lui al di là di Facebook parlerà tutto quanto, però insomma io credo che come tutte le cose non vadano mai spinte, perché le cose spinte non sono mai naturali, come nessuno ha voluto spingere, anche se avrei voluto farlo, no? Che ne so, l'applauso a Sottili è arrivato senza che nessuno l'avesse chiesto, spontaneo, giusto, e quindi si è creato finalmente questa idilla. Arriverà anche il momento che si creerà, mi auguro presto, anche un applauso spontaneo e giusto al Presidente, che il Presidente poi ritornerà magari a parlare non attraverso il canale Facebook ma attraverso altri canali, però ognuno ha i suoi tempi e i suoi ritmi. Sentiamo Sottili la sua soddisfazione dopo la partita. L'aspetto che mi è piaciuto di più è stata la personalità e l'approccio in maniera quasi identica a gare con
uno stato d'animo e con un'aspettativa diversa come lo erano state le due precedenti. E poi mi è piaciuto molto anche l'adattamento al nuovo sistema di gioco che oggi ha proposto il Tutto Cuoio. Era tutta la settimana che preparavamo la gara contro il 4-3-1-2 e sinceramente dover solo ed esclusivamente parlarne con i ragazzi senza provarla, le difficoltà che avevamo palesato a inizio secondo tempo nella gara contro l'Alessandria non sono state tali e i ragazzi hanno avuto comportamenti giusti sia nella fase di possesso che di non possesso e poi dopo una volta andati in vantaggio c'è stato secondo me il gran lavoro nella fase di non possesso dei due attaccanti che si sono suddivisi il compito di andare a lavorare a turno sul Casciagli e questo ne ha agevolato tutta la squadra. E poi Stefano, ci sono comunque i numeri di questo girone di ritorno, 5 vittorie consecutive, la terza vittoria di fila in casa, 3 gare senza subire gol, il secondo posto e adesso? E adesso c'è la Lucchese, adesso devi avere la voglia di non accontentarti. Non hai fatto niente, perché siamo in una fase della stagione dove hai fatto tanto, ma non hai fatto niente. Devi avere la capacità di continuare, devi avere la voglia di non accontentarti, di continuare a lavorare sui margini di miglioramento di tanti ragazzi e a testimonianza che anche chi è entrato oggi, quando sembrava che il risultato fosse scritto, fosse scontato, la grande partecipazione, la grande voglia di dare una mano ai compagni ha portato i 3 nuove entrate a dare un contributo determinante, ma proprio come spirito, al di là delle qualità, al di là delle giocate, sono stati proprio, vedere Grossi, vedere Arcidiacono correre dietro tutti, con le qualità che hanno, partendo dalla panchina, sta a significare che questo è un gruppo giusto e chiunque viene chiamato in causa può star certo che darà sempre il proprio contributo. Quanti punti c'è dalla terza? Mi fa 1. Allora, pensiamo ad allungare, se ne avremo la capacità, il distacco dalla terza, se poi dopo ci sarà ancora tempo per guardare chi ci precede, ne saremo ben felici. E di sicuro fino a quando la matematica non decreterà la certezza per l'Alessandria di vincere il campionato, chi sarà dietro lotterà fino alla fine per poter mettergli dei dubbi, per poter mettergli anche solo un po' di paura, però bisogna anche essere realisti, se tu la prima ce l'hai a 8 punti e la terza è a 1, credo che sia più logico e più reale guardarti le spalle rispetto a guardare avanti. Però va bene così, andiamo avanti, pensiamo a noi stessi perché l'obiettivo è quello di non accontentarsi e da domani cominciare a preparare al meglio il derby con la Lucchese. Credo che venga apprezzato il lavoro, venga apprezzato quello che propone durante la settimana, perché comunque ad Arezzo c'è sempre chi viene a seguire gli allenamenti, quindi vedono e sanno tutto. Poi talvolta la raccontano come gli fa comodo, però vedono e sanno tutto, vedono come lavorano i ragazzi, vedono l'armonia che c'è all'interno del gruppo, lo sanno, però se hanno fatto un coro all'allenatore io lo voglio, questo è chiaro che grazie per merito dei ragazzi, però lo voglio condividere con tutti quelli che fanno parte dello staff tecnico perché si lavora insieme per cercare di mettere nel miglior modo, nelle migliori condizioni possibili i ragazzi di poter esprimere le loro qualità. Eccoci tornati, allora seconda parte ci ha raggiunto Paolo Bertini che vi saluto con piacere, ciao Paolo. Ciao, grazie dell'invito. Benvenuto. Allora, ti chiedo, ecco, al di là della partita di ieri, che cosa ti fa pensare questo Arezzo tornato protagonista? E neanche ricordiamo quanto l'ultima volta che era stato così protagonista, peraltro con queste ambizioni, cioè ambizioni fondate, no? Sì, fondatissime secondo me, ma non tanto per i numeri, perché indubbiamente gli 8 punti sono ancora un bel vantaggio per una squadra così forte come l'Alessandria, ma per la solidità che sta mostrando la squadra. Se anche non dovesse andare bene quest'anno, perché non ce lo auguriamo ovviamente, anzi facciamo adeguatamente scongiuri, visto che poi siamo a mezzo busto, ci tornano anche facili,
Direi che si sta costruendo qualcosa di importante, si sta costruendo un gruppo, si sta costruendo un'organizzazione, si sta costruendo, ricostruendo e ritessendo le fila dei rapporti con la tifoseria. I numeri parlano chiaro, cioè c'è stato una crescita importante dei tifosi sia in casa che fuori, c'è un seguito e un entusiasmo che non si respirava da tanto tempo. E quindi queste sono assolutamente cose positive. Se ovviamente la condizione della squadra rimarrà tale fino a fine campionato, credo che anche quest'anno potremmo eventualmente giocarcela fino in fondo. Poi è chiaro, non sarà facile continuare a vincere tutte le partite, ma se l'approccio è questo, anzi l'approccio è quello di ieri, direi che questa carta ce la possiamo tranquillamente giocare, perché poi la squadra sta mostrando davvero una maturità e una crescita impressionante proprio da questo punto di vista. Io, insomma, all'inizio del campionato avevo parlato anche che era un buon gruppo, che era un'ottima organizzazione, ma c'era ancora qualche aggiustamento da fare, soprattutto dal punto di vista tattico. Questo aggiustamento è stato assolutamente realizzato e ha portato immediatamente degli effetti benefici importanti, che poi si trasmigrano in maniera assolutamente diretta sulla consapevolezza della squadra. Io fino all'inizio del campionato parlavo di consapevolezza, questa è una squadra che mancava di consapevolezza, cioè di quanto fosse davvero forte. Adesso questo meccanismo è girato e credo che qualcosa di importante si stia realizzando. Questa consapevolezza, Matteo, è effettivamente arrivata, perché dall'esterno si diceva appunto una squadra forte, no? La cosa dell'Arezzo, anche quando si guardava la panchina, insomma, poche squadre potevano vantare e possono vantare, no? Il valore della squadra, che però a volte sembrava un po' in balia proprio di questa poca, forse, convinzione dei propri mezzi, no? Adesso anche questo appunto sembra cambiato. Sì, poi sicuramente vincere aiuta, insomma, a aumentare la convinzione e la consapevolezza. Il fatto che hai vinto un derby, hai vinto con la capolista, insomma, è chiaro che ti abbia dato l'entusiasmo necessario. Secondo me, proprio sotto questo punto di vista, aver vinto il derby a Siena in quel modo era già una bella carica quando si è presentato in casa a giocare contro l'Alessandria. E poi si torna lì, secondo me, il fatto stesso che comunque sono stati operati quegli acquisti necessari per giocare con un 4-4-2 e hai preso dei giocatori che non avevi in estate, perché del mediano di quantità se ne parlava già da tempo, insomma, che serviva magari un palleggiatore in meno e qualcuno grintoso in più. È chiaro che sono tutti punti che poi messi insieme ti hanno portato a compiere questa risalita. Bravo Gemmi, poi anche in uscita, perché ovviamente non era semplice ovviamente fare questi cambi a somma tra virgolette zero, nel senso che non è stato facile anche l'operazione in uscita. La determinazione di idee chiare, no? Cioè, quando tu, d'altro canto, fai una squadra completamente nuova, cambi 20 giocatori, prendi un nuovo allenatore con una filosofia di gioco, perché vi dico assolutamente che Stefano Sottili da questo punto di vista è un allenatore che non trascura ormai molti, quasi tutti, ma lui è veramente un allenatore che non trascura neanche un particolare, quindi insomma non è che il credo un allenatore in un gruppo nuovo lo assimili da un momento all'altro. Poi su 20 giocatori, tra virgolette, c'è uno o due che ce n'è tanti che diventano sorprese positive, no? Perché Berzotti, che si esplodesse a questi livelli, non se l'aspettava nessuno. Yanga, c'erano sicuramente i segnali, ma è esploso completamente. Corradi veniva da una retrocessione a Cuneo. Perché Yanga ha cambiato ruolo. Ha cambiato ruolo, bravo. Yanga è esploso perché ha cambiato ruolo. Corradi veniva da una retrocessione a Cuneo, oggi è un giocatore che lo probabilmente ha ambito da mezza Serie B. Qui voglio dire, ci sono. Sì, l'Arezzo, tutti dicono una grande squadra, io concordo, è una grande squadra, ma è diventata anche una grande squadra grazie al lavoro che c'è stato. E ritornando al discorso di prima, la determinazione proprio delle idee chiare di quello che era da fare. E la cosa più difficile è stata in uscita, cioè l'operazione, secondo me, capolavoro intesa da un punto di vista, sì, proprio di mercato, è stata quella di Sirri. Sirri tu l'avevi preso perché doveva farti la differenza. Io rimango della mia idea che Sirri è un giocatore sopra categoria, a livello tecnico, a livello di giocatore. Arezzo non ha fatto bene o non ha espresso quel valore, non ha dato quella differenza. Sirri in 36 ore è stato trovato il modo di mandarla a Catanzaro e rimpiazzarlo. Queste indicano grandi capacità.
e questa è la grande forza, perché a comprare e a prendere può essere relativamente facile fino a un certo punto, perché poi l'Arezzo non è che prende e va nel mercato, e Roberto Gemmi è andato nel mercato a Milano con la stessa potenzialità economica che c'è andato il direttore sportivo, credo, dell'Alessandria, quindi tanto di cappello, no? E Paolo, tra l'altro poi sono arrivati due giocatori, oltre al ruolo tattico, due giocatori che Sottili conosceva bene, no? E quindi anche questo, per la loro rapidità di inserimento, penso che sia stato un fattore chiave, no? Sai, facciamo una distinzione: esistono giocatori buoni e giocatori poco buoni. Quando un giocatore buono lo inserisci con molta più facilità rispetto a uno magari poco buono, che lo devi ricostruire, gli devi trovare il ruolo, lo devi smontare e rimontare. Questi sono giocatori buoni. Io mi domando come, una domanda così puramente accademica, come ha fatto il Bassano a darli via due giocatori in questo modo, ma indubbiamente a noi servivano come il pane, cioè il difensore centrale a noi in qualche modo, una volta determinato il fatto che c'era da fare degli aggiustamenti, serviva, alleggerito con i due centrali che vanno via, e che hanno, chiaro, ma più che altro gli serviva il centrocampista di quantità. Questo è un equilibratore micidiale, è uno che corre, è un bel randello, come si dice, il randello che serviva e che ti dà equilibrio a tutta la squadra, che ti fa respirare più anche le mezzali, quindi è veramente un giocatore di categoria. Ma al di là di parlare dei singoli, che sono sicuramente importanti, poi si potrebbe fare tutta la serie e viene fuori davvero una valutazione positiva, c'è da parlare dell'equilibrio che la squadra ha raggiunto, dell'equilibrio, che questa è una squadra che all'inizio dell'anno non aveva questo equilibrio. I due esterni così alti, andavi a giocare con le due punte, la mezza punta dietro, c'è stata una ricerca dell'assetto e dell'assetto migliore, e adesso l'assetto migliore l'ha trovato. Ha lavorato in maniera importante, secondo me, su Yanga l'ha ricostruito da zero. Questo era un giocatore con delle potenzialità enormi, sia dal punto di vista tecnico che soprattutto fisico. Giocava seconda punta, giocava sull'esterno, l'ha portato come quarto di centrocampo. Ragazzi, questo è un giocatore di cui sentiremo parlare, se avrà la costanza di mantenersi a questi livelli, perché ha davvero tutto. Quindi, diciamo, a merito dell'allenatore, cosa che secondo me va riconosciuta sopra di ogni altra cosa, ha trovato un equilibrio. Ha anche contravvenuto ad alcuni credo che lui aveva all'inizio del campionato, perché lui aveva costruito questa squadra con una trazione anteriore importante, ha modificato alcune sue concetti in funzione di quello che il campo gli esprimeva. Dal prendere due reti a giornata e nell'essere nella condizione di non poter vincere le partite, perché magari quando prendi uno o due gol poi non è sempre facile, anche con le potenzialità che hai, raddrizzare le partite, adesso non le prendi, e questo è fondamentale. Non solo, non soffri neanche in posizioni di forse questa è la cosa, il segnale più importante, cioè subisci meno, no, ma in generale non questa soffri. È la cosa fondamentale, cioè, non soffri. A Siena, Alessandro, sei sofferto a Siena, non hai sofferto per nulla, cioè una partita poteva durare tre ore, Alessandro, esatto, al di là del patema del sì, va bene, però, insomma, con Alessandro hai concesso una palla per una piccola disattenzione che c'è stata lasciato andare l'uomo in fondo, poi si è creato il calcio d'angolo che poi però di fatto una palla vera costruita nella quale hai rischiato qualche cosa, per il resto hai concesso pochissimo a una squadra che potenzialmente davanti è devastante. Quando il peggio in campo è stato Gonzalez, hai già il segnale di come è andata la partita. Hai costretto Baraglia a cambiare, no? A fare una mezza rivoluzione. L'Alessandria, non lo dico così, sì, se giocasse, è un campionato che seguo abbastanza, la Serie B, perché mi diverte particolarmente. Se giocasse nel campionato di Serie B si salverebbe a mani basse senza nessun problema, cioè arriverebbe a ridosso dei playoff, cioè viaggiare tranquillo, perché ha un potenziale tecnico importante, magari dovrebbe sveltirsi un po' di dietro, ma se no la squadra è forte, davvero forte. E Matteo, adesso c'è anche ovviamente con questo rendimento di quelli che sono adesso i titolari, perché poi a guardare la panchina di ieri, chiaramente non è che si fa il confronto con il tutto cuoio, però fa capire anche ovviamente le forze in campo quali sono, le scelte che l'Arezzo poteva fare. Tutto cuoio con il suo allenatore Fiascone ha provato a fare quel doppio cambio, no? Dopo che la situazione ovviamente era partita molto male, e lo stesso direttore sportivo ha detto anche una cosa che ho sentito in tribuna da altri
spettatori, e poi l'ha ribadito il direttore sportivo, tutto quello che ha ricevuto l'Alessandria, ha ricevuto Livorno, la Cremonese e il Livorno, ha perso con tutte e tre, con l'Alessandria 4-1, con l'altra 1-0, però anche la vittoria dell'Alessandria non era stata poi così nitida come diceva il risultato, ma tutti dicevano che la squadra migliore vista era proprio l'Arezzo, no? L'ha detto anche il DS, quindi insomma qualcosa vorrà dire. Qualcosa vorrà dire, poi il fatto che comunque tu in panchina hai uno Zach Muscat che comunque è sempre, quando è stato chiamato in casa ha sempre fatto bene, in panchina hai comunque Masciangelo, in panchina hai Grossi, hai Erpen che se non fosse stato per lui il derby col Siena all'andata non lo vincevi, era un altro rospo da mandare giù. Quattro reti ha fatto, ha già fatto quattro reti Orazio. E 8-9 punti. E rispetto alla media di minuti giocati è una media alta quella dei gol realizzati per quanto ha trovato spazio. Magari se vogliamo essere pignoli ci si aspettava un'altra punta, magari un under da questo mercato. È chiaro che però già c'è un'abbondanza di giocatori, comunque che è una rosa di 26 elementi, magari c'hai anche qualche giovane in più che troverà molto probabilmente meno spazio da qui a giugno, vedi Demba, vedi Ba, però comunque è una rosa che adesso è completa e sicuramente è una panchina che fa invidia a tante altre squadre, almeno a livello di nomi è una squadra che può competere con l'Alessandria se non ci fosse quegli 8 punti che sono un abisso. Sentiamo Moscardelli che ieri, così come Polidori, è andato in doppia cifra, passano gli anni, ha festeggiato il compleanno nei giorni scorsi, però non passa la sua grande capacità di far gol su, ripetiamo, però una bellissima azione di tutta la squadra, in particolare Berzotti-Corradi che se la sono scambiata varie volte e poi Berzotti ha fatto un altro assist dopo quella Polidori, stavolta Moscardelli. È una grande prova di questo gruppo che sa quello che vuole e quindi sapevamo che poteva essere insidiosa questa partita, però l'abbiamo interpretata dall'inizio subito bene, quindi siamo molto contenti di come è andata oggi, di come sta andando le ultime partite e niente, continuare su questa strada perché è una strada. È la strada giusta che abbiamo intrapreso già da un po' di partite, quindi portarla avanti il più possibile. Dobbiamo sì guardare prima dietro, un po' anche avanti, però l'importante è pensare a noi stessi, come stiamo facendo ultimamente, quindi pensare alla nostra partita, prepararla bene durante la settimana, giocarla, cercarla di vincere, poi alla fine si vedrà. Quando i due attaccanti arrivano insieme in doppia cifra è tutto merito della squadra, quindi siamo contenti e sappiamo che per giocare insieme dobbiamo sacrificarci, però nonostante quello correndo anche molto siamo anche lucidi sotto porta, quindi una scintilla è stato sempre quello di sapere delle potenzialità di questo gruppo, di questi ragazzi, quindi sempre lavorare bene durante la settimana, ecco, il lavoro poi alla fine paga, magari ci abbiamo messo un po', però adesso ci siamo arrivati, il difficile arriva adesso perché bisogna continuare, quindi continuare a fare quello che stiamo facendo, soprattutto in settimana, perché a partire da quelli che giocano meno, che sono quelli che si impegnano più in settimana e poi i risultati si vedono quando scendi in campo, anche la gioia di tutti, quello è il bello. La crescita di squadra, però si può dire, Stefano, che la crescita dal punto di vista dell'assetto societario è iniziata invece da più lontano, è iniziata diciamo dal passato campionato. Ricordo ancora prima che ci incontravamo negli uffici casualmente e quindi non era entrato neanche Riccioli e quello è stato il primo tassello, no, Riccioli, e poi da lì sono nate una serie di diciamo di altre cose, sì, esatto. E la crescita è andata avanti. A volte le cose nascono un po' per caso, no? E io entrai con Capuano e da lì poi, perché c'era da sviluppare marketing, c'era da sviluppare tante altre cose, ma poi le cose non è che si fanno, le cose bisogna pianificarle e farle con le persone giuste. A me mi lega un rapporto di amicizia personale che ovviamente poi in quest'anno e mezzo si è rafforzata in modo esponenziale con Andrea, e la prima cosa che fece andare da Andrea, dico: Andrea, ci sarebbe da ricostruire un po' tutto là. E guarda, proprio tornando ieri in auto da Pontedera, ripensavo, gli facevo: ma ti rendi conto, Andrea, l'anno scorso a luglio, quando eravamo a sistemare quella tribuna VIP, con quel pazzo di Roma, se trovò uno che vendeva queste poltrone de cinema, che dopo andammo a mettere le poltrone, ci si rese conto che però c'erano scalini troppo alti, c'è la gente come fa, sta giù, allora chiama il fabbro per sistemare, no? Però poi quando alla fine ci metti
amore perché lo fai per passione, perché ovviamente sei chilometro zero, quindi lo fai per passione, poi ci metti anche le capacità intrinseche comunque legate anche alla professione che fai, tutto quanto. Arrivano anche i risultati e ti accorgi che questo percorso è un percorso che ti riempie di gioia e di soddisfazione, ma non per puntarsi medaglie al petto che non serve a niente, che non servono a niente. Ti senti che felice, gratificato, che stai contribuendo a cercare di fare qualcosa di importante per la tua città. Io sono un campanilista sfegatato, dico sempre che prima di tutto sono aretino, poi sono toscano, poi sono italiano e poi forse europeo, perché ora insomma ci sarebbe da rivedere, dopo se entra nella politica ci sarebbe da rivedere tante cose. Quindi per me l'aretinità, per me il saracino, per me il calcio, per me tante cose sono fondamentali. Quindi siamo felici, siamo fieri di questi, ma siamo anche consapevoli che non abbiamo fatto assolutamente niente. Abbiamo fatto tanto, ma non abbiamo fatto niente. Il progetto è lungo, c'è da riavvicinare ulteriormente la città, anche se questa cosa sta riuscendo grazie ai risultati, ma non solo, perché quando sento dire che le retine sono solo legate ai risultati, sì, forse una fetta sì, ma tanti sono legati anche ai progetti. Io potrei dire che quest'anno ci sono stati tanti sponsor che ci hanno cercato loro, che hanno dato dei contributi che magari fino all'anno scorso non avrebbero dato, perché hanno visto l'impegno di persone di Arezzo che ci sono state, hanno riconosciuto comunque anche al presidente che ha lasciato alle persone di Arezzo gestire, insomma, poi alla fine, noi si sta scherzando, ma poi alla fine gestiamo i soldi del presidente, quando c'è alla fine da ripianare un conto, non è che l'assegno lo faccio io o lo fa Andrea, anzi Andrea li firma l'assegno, però i soldi sono del presidente Ferretti, quindi vedendo tutto questo insieme di cose è chiaro che c'è grande entusiasmo, il settore giovanile che per la prima volta ha 6 squadre, puntiamo di arricchirla, cercando di farlo sempre nel migliore dei modi, perché l'Arezzo poi sul settore giovanile non deve sbagliare, cercando di non farlo nel modo di cannibalizzare comunque gli altri settori giovanili, ma in assoluta collaborazione. Quindi c'è un progetto importante, speriamo che si possa scrivere una pagina importante della storia del calcio d'Arezzo, ma non perché poi si ricordi nei cose che c'era Stefano Brandino e Andrea Riccioli, perché c'è bisogno, insomma è una città che poi non ha molto. C'è grande sintonia con l'amministrazione comunale, Paolo è uno di quelli insomma che dietro le quinte è un altro innamorato della sua città, voglio dire, perché insomma anche Paolo se vai al Saracino lo trovi al Saracino impegnato, nel consiglio comunale si telefona 47 volte al giorno per l'Arezzo, quindi, ma non solo lui, insomma, la Lucia, l'amministrazione, insomma c'è voglia di fare, mi auguro che questo entusiasmo non si spenga. Paolo, ma infatti è proprio questo, no? A volte in alcune circostanze, in tanti contesti, ma basta accendere la luce che poi dopo una serie di meccanismi automatici si mettono in moto. Prima di tutto devi trovare interlocutori di un certo tipo che ti garantiscono certe cose, e dopo, immediatamente dopo, quando hai trovato questo, ti si riavvicinano gli sponsor, e poi ti si riavvicina la gente, e poi ti si riavvicina l'amministrazione comunale, e poi c'è tutta una serie, si innesca un meccanismo positivo che è ovviamente causato da questa scintilla iniziale, che secondo il mio punto di vista scintilla che è originata in massima parte da un signore che da Roma apre il borsello e garantisce questo tipo di cose, perché non dobbiamo ricordarci che fare il calcio, sebbene appunto se fatto bene, io continuo ancora a dire che ti costa poco se fatto bene, però costa, e quindi c'è bisogno di una persona che in fondo al mese, ogni 2 mesi, ogni 3 mesi, o alla bisogna apre il borsellino e caccia i soldi per fare questo tutto, per mettere in moto questo giochino. Siccome Ferretti è presidente da 4 anni, sì, e credo che in questi 4 anni non abbia mai avuto soddisfazioni di alcun tipo, perché è stato criticato, è stato anche contestato, beh, io direi attenzione, insomma, voglio dire, questo è un meccanismo che è vero è stato generato e comunque messo in moto da aretini, eccetera, ma dietro a Roma c'è un personaggio che quando c'è la necessità si fruga in tasca e dà i soldini, come ai bambini, no? Gli dà i soldi per fare un meccanismo. Quindi un grazie da aretino, da consigliere comunale, da tifoso dell'Arezzo,
un grazie al presidente, perché indubbiamente ha dato la possibilità di riaccendere questa lampadina, che di conseguenza è acceso tutto, sei entusiasmo, perché non ti nascondo, insomma, è anche una soddisfazione mia personale, per la verità, perché insomma ho contribuito da questo punto di vista, ma vedere allo stadio il sindaco, l'assessore dello sport, l'assessore al bilancio, il portare il vice sindaco in trasferta a Siena, non credo siano portati. Vice sindaco che l'ultima partita mi ha mandato un messaggio, mi ha detto perché tu vieni, perché due partite, sei punti, mi ha detto non sono venuto ma l'ho vista in televisione, porto bene lo stesso, mi ha detto. Allora io ho detto bene, va bene così, va bene così. Senti, a proposito di consiglio, questa pratica delle caselle quando c'è? La pratica delle caselle non è, cioè è, verrà in consiglio non appena sarà completata, sì. Ci sono una serie di problematiche, ma c'è un lavoro da fare, sì, a livello proprio organizzativo che va, comunque è abbastanza avanti, io credo che presto potremo dare qualche risposta. Bene, in chiusura con Matteo, non so se avete avuto modo di vedere su Sky l'intervista che Condò ha fatto a Maurizio Sarri, che è stata insomma qualcosa di veramente bello. No, non l'ho visto. Quasi, non dico commovente, ma insomma per chi comunque ha avuto modo di seguirlo, e soprattutto nel momento in cui si rievoca la stagione dell'Arezzo, in cui si alternarono Conte, Sarri e il ritorno di Conte. Arezzo è capace anche di questo, siamo dei processi contro allenatori, Conte, Sarri, Conte, cioè, è incredibile, no? Infatti la domanda che volevo fare a Matteo è questa: è vero che Arezzo ha avuto questi due grandi allenatori, però per una serie di motivi, l'ingiustizia insomma di Calciopoli, il modo in cui all'epoca erano gestiti gli allenatori, tutto quello che vogliamo, però c'è anche la sensazione di non esserseli goduti a fondo, no? È vero che era il primo Conte, non è il Conte di adesso. Sarri però comunque qualche risultato l'aveva ottenuto. Non è il primo Conte, è un altro Conte. È un altro allenatore. Con Sarri comunque abbiamo fatto quasi però la qualificazione. Dopo, scusate, faccio un'interruzione. Sì. Dopo l'esonero e il reintegro, era un altro Conte. Ci fu una parvenza. Sì. Era un altro allenatore. C'era già un inizio di quello che sarebbe stato. Era un altro allenatore. Però effettivamente è curioso, no? Che Arezzo abbia avuto questi due grandi allenatori in quel modo. Sì, vabbè, sicuramente erano completamente diversi da ora, dai, mettiamo che hanno un po' smussato certi angoli anche a livello comportamentale, dai, nel corso del tempo, non solo a livello tattico. Diciamo che Arezzo è stata una bella palestra per loro. Sottili, secondo te, può essere, non dico che possa arrivare a quei livelli, ovviamente, però può essere un allenatore che lascia il segno? Per me Sottili, non mi nascondo a dirlo, assolutamente è uno dei migliori allenatori degli ultimi 4 anni. Per me, fra tutti quelli che è nell'Arezzo, al di là dei giocatori, è quello che può fare più strada di tutti. Bene, e con questa frase io saluto, grazie a Stefano Brandini, grazie. A Paolo Bertini. Non ha mica detto una bischietta. No, infatti, saluti a tutti. Concludere con questa. Grazie a Matteo, grazie, buona serata.